A dire il vero non so come verrà questo video, perché è un insieme di clip a caso, però deve venire figo per forza, perché siamo a Londra. Allora, qua abbiamo il Big Ben, là il London Eye, e adesso andiamo a esplorare tutta questa zona di Westminster. Ma andiamo con ordine e iniziamo da Hyde Park, una delle prime tappe della nostra vacanza. Adesso siamo a Hyde Park, il parco più grande di Londra. Prima eravamo a Holland Park, siamo andati a vedere il Kyoto Garden, il giardino giapponese, e abbiamo trovato tutti gli scoiattolini bellini e veniva a prendere il cibo. Uno mi ha anche preso da mangiare dalla mano, non sono riuscito a registrarlo, però insomma è stato bellissimo, la giornata per me era completa a quel punto. Adesso vediamo se troviamo altri scoiattolini qui intorno e ci facciamo un giro di questo parco, che è il più grosso di tutta Londra. Adesso abbiamo lasciato le biciclette e ci stiamo dirigendo a piedi verso Buckingham Palace. Devo dire che la mia permanenza al parco è stata molto produttiva, ho finito un intero pacchetto di tuc dando da mangiare a tutti gli scoiattoli del parco, sono troppo belli. Siamo arrivati a Buckingham Palace, ci sono le guardie, si vedono, eccoli qui, e fanno la guardia sempre. Cambiare la guardia ti fa mezzogiorno, ora è troppo tardi per vederlo. Recinzione con le spunte dorate e tutti i dettagli dorati, molto molto bella. E qua c'è un giardino con tutte delle rose rosse e gialle, bellissimo. Appena scesi dalla metro, ecco il Big Ben. Tira un discreto vento. Il sole che riflette sul Big Ben, che è stato appena ristrutturato, è veramente bellissimo. Trovare una giornata così a Londra è, penso, un culo incredibile. Riflette tutto il sole lassù, su tutti i dettagli d'oro, è incredibile. Adesso ci allontaniamo dal Parlamento, passiamo su questo ponte lungo il Tamigi, con la cornamusa che suona in sottofondo, London Eye, spettacolo! Allora, c'è tutto questo muro con i cuoricini. Noi siamo in questa vacanza tutti divisi a coppie, quindi abbiamo detto vabbè, bello, scriviamo anche noi i nostri nomi nei cuoricini. Abbiamo scritti e poi abbiamo visto che è il muro per la memoria dei caduti per il Covid. Non ridere, dai. Ho capito, non ridere, via, fa ridere perché si è fatto una alzata. E quindi abbiamo cancellato i nomi. Ci siamo spostati a Camden Town, che è il quartiere punk, è veramente veramente figo. A tutti questi edifici, ognuno è diverso, sono tutti attaccati ma hanno tutte le facciate diverse, con dei disegni, tipo questo c'ha il drago, cioè bellissimo. Non vada. I tipici bus rossi inglesi a due piani. Ci siamo spostati verso la City of London e adesso abbiamo di fronte, stiamo per attraversare il Tower Bridge, che non mi ricordavo così azzurro, con tutte queste rifiniture blu e azzurre. E qua abbiamo lo Shard, la scheggia tipo, che è questo edificio altissimo tutto a vetri di Londra. Mentre più indietro là c'era tipo il fagiolo, se non mi sbaglio si chiama il fagiolo ma non ho la certezza. Solo che prima, tempo fa, era l'unico edificio che c'era, quindi era come questo Shard, nel senso solo lui, e risaltava molto. Adesso ci hanno fatto tutti i grattacieli altri uguali accanto, quasi non si vede più. In questo posto, comunque, questo ponte è veramente veramente figo. Ebbene ragazzi, questa era la prima parte della mia vacanza a Londra. Domenica uscirà la seconda parte, quindi se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e aspettate il prossimo. Incredibile come io sia tornato in Italia, là c'era il sole e qui piove.